Nasce a Brescia il progetto Book Box, finalizzato a realizzare piccole biblioteche nelle sale d'attesa di luoghi frequentati da bambini ed adulti. Referente del progetto è il centro socio-educativo di FOPAB ANFAS. Book Box garantisce a persone con disturbo del neurosviluppo la possibilità di svolgere attività occupazionali ad alto valore inclusivo. Book Box è stato inoltre sostenuto dal Rotary Club Brescia Capitolium, che ha permesso la raccolta di oltre 3.000 libri. Allora, questo è un progetto che è nato a Firenze a livello nazionale, quindi alcune città hanno aderito e Brescia ha colto l'occasione preziosa per poter appunto contribuire alla città con il lavoro da parte dei nostri ragazzi. Il progetto è in sostanza il recupero di libri che in questo caso è avvenuto da Rotary Brescia Capitolium, che ha donato 3.000 libri a questo progetto che era già in avviamento e ha potuto può in questo modo diciamo proseguire col suo lavoro. Questi libri vengono catalogati, etichettati dai nostri ragazzi, numerati e poi inseriti in piccole librerie che chiunque voglia nel proprio servizio, nel proprio negozio, piuttosto che come oggi succede nelle stazioni della metropolitana, ospitarle in modo tale che poi questi libri siano a disposizione dei cittadini e i nostri ragazzi saltuariamente, su accordi anche con i proprietari che possono essere settimanali o quindicinali, si recano nelle librerie e vanno a cambiare questi libri in modo tale che i cittadini abbiano sempre un servizio di qualità e aggiornato. Gli obiettivi sono davvero multipli, nel senso che innanzitutto ogni ragazzo che è coinvolto, sono una quindicina oggi, ha la possibilità di contribuire a un bene per la comunità e quindi questo, come dicevo, sono soggetti, i nostri ragazzi, che cittadini che spesso sono fruitori di sostegni e di servizi, in questo caso davvero promuovono un servizio per i cittadini, come ognuno con le proprie capacità, le proprie abilità, quindi ci sono ragazzi che timbrano i libri, ragazzi che catalogano se sono bravi con la tecnologia e ragazzi invece che o autonomamente o con l'educatore si recano nelle librerie, vanno a cambiare i libri secondo accordi presi. Gli obiettivi, quindi l'obiettivo principe è l'inclusione sociale, quindi far vedere, permettere ai nostri ragazzi di contribuire alla comunità e far sì che anche la comunità riconosca nei nostri ragazzi un bene prezioso, un aiuto e un sostegno davvero anche a livello culturale come in questo caso. L'idea è proprio quella del book crossing, ogni cittadino può recarsi nelle nostre librerie, prendere un libro, tenerlo, restituirlo eventualmente in altre librerie, daremo anche una mappatura di queste sedi, la trovate già su internet, sul nostro sito, piuttosto che la metteremo nelle varie postazioni. E uno, se è particolarmente, il libro è particolarmente piaciuto, può tenerlo e magari, perché no, dare in donazione un altro proprio libro, quindi far girare la cultura e anche, come si diceva, far rivivere un po' il libro, la carta, il libro su carta, ecco. Quindi vi invitiamo davvero a usufruire di questo servizio, a donare libri se volete in qualche modo contribuire anche voi a questo progetto e magari ad accogliere anche una delle nostre librerie, perché non significa solo accogliere librerie, significa anche avere la possibilità di comunque far partecipare i ragazzi al progetto, farli partecipare anche nei vostri servizi e dare davvero un contributo importante a tutti.